Le ACLI sono da sempre nelle città, nei comuni. Noi abbiamo una tradizione di circoli che spesso si è trasformata anche in una tradizione di amministratori, cioè consiglieri comunali, assessori, sindaci, persone che hanno amministrato il bene comune. È un patrimonio che da sempre ha caratterizzato la nostra associazione, data la fedeltà anche alla democrazia, però è un patrimonio che occorre alimentare con la formazione. Questi giorni ci consentono di fare un po' di formazione mettendo insieme amministratori a livello nazionale, nel senso ci sono amministratori che vengono dal nord, dal centro, dal sud, e questo credo che sia un elemento importante di un progetto nazionale, di una capacità di confronto e di far emergere oggi cosa voglia dire amministrare la cosa pubblica. E con piacere, essendo la responsabile nazionale delle donne ACLI, registro che c'è anche una partecipazione significativa di donne acliste impegnate nelle amministrazioni locali. Dai dati presentati, il 20% di presenza di donne nei vari territori. E questo per noi è importante perché significa un po' portare i valori e le buone pratiche delle ACLI in giro un po' nei territori. Una scuola che ha una peculiarità, coniugare una visione alta della politica, la politica come più alta forma della carità, con strumenti concreti, perché gli amministratori in un'indagine che abbiamo fatto proprio sui loro bisogni ci hanno detto che si sentono soli e che c'è tanto bisogno di formazione. Necessità anche di rimettere al centro il ruolo dei comuni quale spina dorsale del paese e quindi gli amministratori come moltiplicatori di bene comune. Il grande incontro tra Dio e l'uomo e quindi il grande incontro dell'umanità con il Vangelo e dunque la sua forza spirituale, culturale e anche politica è quello di cercare sempre il mistero di Dio dentro l'umano e la fiducia quindi sul fatto che l'umano sia in grado di accogliere il mistero di Dio, soprattutto della carità, della misericordia, della collaborazione, del privilegio dei poveri.